Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmas. Sono nella mia cucina che a causa dell'home tour che abbiamo fatto è tutta bella, guardate com'è bella, sistemata, bella precisa precisa, sono felicissima di questa cosa. E quello che dicevo appunto è che la casa è molto molto luminosa. Infatti adesso è giorno e c'è tantissima luce. Bella giornata di sole, oggi è martedì 29 e quindi tra poco è Capodanno, l'ultimo dell'anno lo faremo a casa di Max, quindi con la sua famiglia. E io oggi ho voglia proprio di qualcosa per purificarmi perché sto troppo malissimo. Prendo da qua dal cassetto, prendo un bel tè verde, mi faccio un tè verde stamattina, ma che è molto purificante. Mi sono accorta che c'ho un bel brufolazzo, dov'è? Qua tipo, eccolo qua, oddio, orrore. E in questa bellissima tazza il tè. Oggi qualcosa di veloce perché ho tantissime cose da fare, quindi mangio un po' di cereali integrali, questi qua misti con le cosine dentro, un bellissimo yogurt al cocco che adoro troppo, questo è bello, una bella botta, non è magro questo, quindi di mattina ci sta tutto. Un po' di biscotti, questi qua vado di fretta, quindi non ho il tempo di prepararmi qualcosa, che sono buoni senza olio di palma, e un po' di cioccolato fondente. Dopo averlo premuto, dato che è bio, lo tuffo dentro, così anche tutti gli oli essenziali della buccia vanno dentro. Mi piace troppo inzuppare così gli yogurt, cioè i biscotti nello yogurt. Tra l'altro oggi Max è andato al lavoro, non mi ricordo se ve l'ho detto, è andato al lavoro, abbiamo ancora la voce da trans, ancora, cioè, mi sono svegliata da pochissimo, e lui è andato al lavoro, quindi si è alzato veramente veramente presto stamattina e si può dire che, cioè, abbiamo dormito assieme tipo un'ora, 2 ore, perché sono andata a letto tardissimo per montare e caricare il video e lui si è svegliato prestissimo. E tra l'altro io oggi ho tantissime cose da fare, veramente tante tante. Ho già sistemato il video e tra poco lo mando online, poi mi devo montare il nuovo video per domani, poi devo rispondere a un po' di mail, insomma un po' di lavori da fare. Oltre al fatto comunque devo sistemare casa perché non voglio che lui torna e si debba mettere a fare qualcosa stasera quando torna dal lavoro, comunque tornerà abbastanza tardi. E penso che io pranzerò a casa mia, a casa vecchia, approfitto per stare un po' assieme a mia sorella e perché mi fa troppo troppo piacere stare con lei, io sento molto molto la sua mancanza. E quindi anche per vedere i cani, oddio, madonna, come mi manca. Mi mancano le feste dei cani quando torni a casa, penso che chi ha i cani mi può capire. Vi svelo questo piccolo segretuccio, ragazze. Questo po' di tè che è rimasto poco 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 poco, io che faccio? Ci bagno un dischetto, lo strizzo un pochino e me lo passo dove ho i brufoletti. Vi ho dato anche un rimedio di bellezza. Se avete il viso pulito, che non avete il trucco, lo potete anche passare, che questo è tutto il viso. Questo è tipo un tonico purificante perché c'è il tè verde e il limone. Il limone è tanto tanto astringente e purificante, quindi sui brufoletti ci va tanto tanto bene. Ovviamente deve essere freddo o tiepido, se no vi ustionate. Ho pubblicato anche il video home tour e adesso praticamente vado. Mi sono data una sistemata al viso, ma proprio una cosa, cioè faccio una leggerissima base con fondenta minerale. Quando vado in palestra metto giusto un po' di correttore per coprire, capitemi donne, problemi delle occhiaie. E mi sono già vestita per la palestra, perché io di solito quando vado in palestra, quando so che devo andarci, mi vesto già per la palestra, quindi ho messo il leggings e la magliettina sotto, scarpe di ginnastica, super super comoda. Niente, non ho solo un brufoletto, ma ho la pelle che fa proprio schifo, è molto molto impura. Quindi avevo pensato sta cosa di farmi una bella pulizia del viso. Avevo pensato, quindi ho detto, ma chissà se alle ragazze può interessare sta cosa. Se vi fa piacere, mi piacerebbe farvi il video, magari dopo le feste, sapete, io ho proprio necessità di mettermi là un pomeriggio, trovando il tempo però, e di prendermi un po' cura del viso e farmi
sta pulizia del viso un po' approfondita, così ci eliminiamo tutte le schifezzine, perché sapete che mangiando un po' male, comunque è normale, le cene fuori, super pranzo, cioccolate, eccetera, vengono fuori le impurità. Quindi se volete vi faccio il video e adesso però vado che è tardissimo. Giornata bellissima di sole. Ci sta un sole che spacca le pietre, come diciamo noi, fantastico, meraviglia. Io già sono distrutta e oddio, non so più guidare. Ma che parto col freno a mano, sono furba. Comunque, ho già fatto tutti i miei girettini, ho fatto tantissime cose, tante commissioni. Non vedo l'ora di andare in palestra perché veramente tutti questi giorni di feste mi hanno fatto riposare troppo. Voglio andare là e massacrarmi di sforzi perché io adoro troppo. Voi cosa farete a Capodanno? Io sono sempre curiosa di questa cosa. Vabbè, a parte la cena che spesso si fa o in famiglia o con gli amici, poi dopo cosa fate? Perché io quando ero un po' più piccola magari si faceva queste cose nei locali, anche se non sono mai stata molto amante, vi dico la verità, perché non amo tantissimo la confusione, cioè mi piace festeggiare, però succedono sempre problemi, non so, perché comunque le persone stanno un po' più brille, quindi magari poi anche Max, una persona che a cui piace divertirsi, però sempre con moderazione, piace anche la tranquillità, insomma. Quindi voi cosa fate? Ditemi nei commenti voi cosa fate. Noi a volte è capitato che dopo la mezzanotte, dopo aver brindato in famiglia, siamo scese e siamo andati tipo per Napoli camminando. È molto molto bello perché tipo fanno i fuochi, la musica per strada, però fa freddissimo, però è bello, una bella esperienza. Amore, ciao! Oh, che ciao, bambina! Amore, ciao, amori! Mamma mia, come sei bella! Bella, bella, bella! Ciao, amori! Ciao, mamma mia, come sei bellina! Io domo, domo, domo! Niente, 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 questo bimbo, guarda come c'è la zampa, amore! Bello, 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 mamma mia! Bello, bello! No, vabbè, troppo troppo bello. Guardate mio padre che sta facendo tutte queste cornici shabby chic, cioè le fa lui. Ha trovato questa tecnica, infatti queste qua adesso le deve fare, poi ci mette le conchigliette. Oddio, bravissimo, guardate che carini. Troppo troppo belli quello. E lo specchio che mi ha fatto lui, cioè troppo troppo bello. Era tutto dorato e lui praticamente l'ha fatto, l'ha verniciato però con questo effetto shabby chic. Cioè, pagato tipo 30 euro sto specchio. Ho detto che shabby chic è anche una cosa ecobio, l'arte del riciclo. Meraviglia. Poi Vabbè, no, te non l'ho trovata. Uffa. 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 E che stai facendo? Sto mandando il video, Sei uffa. andata al lavoro? Non mi vedi. Sei stanco? Ma così vai un bel in palestra tu con lo Devo setto, con la fare mascara, con. Ma anche. No, penso capito? di stare perché devo fare Ma mi primo sembra che devi video. uscire, boh. Devo fare primo video. Ah, sì. Non essere geloso. Ma perché sei geloso? Spegna. Devo fare un video prima, poi dopo vado in palestra con il mio rossetto. Sì. Io ho messo un po' di lucidalabbra giusto per fare il video. Ma è Ma sono un lucidalabbra, il mostro. rossetto. No, è un lucidalabbra. Sì. Geloso. Nancy, welcome. Dobbiamo girare i video, Nancy? Ci dobbiamo girare un po' di video. Il video dei regali di Natale, vari video. E poi andiamo in palestra. Evviva, più. Finito, Finito, mamma mia, la tuta brava, e si va in pronto, perché palestra. noi i video li facciamo così, proprio li inseriamo nella nostra routine, perché comunque abbiamo mille impegni, quindi ho detto vestiamoci già per la palestra, abbiamo fatto questo video a volo, adesso ce ne scappiamo in Sì, palestra. sì. Max, io vado, ci vediamo dopo. Ciao, mi aspetti per cenare? Boh, vabbè, speriamo di non fare tardi, se no mangio da sola. Abbiamo registrato il video dei regali di Natale, che ce l'avete richiesto un sacco, anche da me su Instagram, ti prego, fai il video. Io, per me, mi fa piacere, quindi l'abbiamo fatto subito subito E per Nancy voi. non vedeva l'ora di mostrarvi il regalo del suo Tutti i fidanzato. regali bellissimi, pure il tuo mi è Lo so, lo so, piaciuto. vabbè, domenica lo carichiamo. Tornata a casa, sono distrutta, ho bevuto 3 bottiglie d'acqua, una sete di pazzi. Ciao, amore. Ho fatto presto, hai visto? Sì.
Dai, mi sembri un morto, eh? Senti da sto divano. Che dobbiamo fare? Dobbiamo mangiare? Ecco, non so io. Devo cucinare. A quest'ora sono stanchissima, mi sono ammazzata in palestra. Mio amore ha già messo la pentola. Adesso faccio subito. Faccio un po' di pasta. Compro un bel pesciolino. Anzi, tanti bei pesciolini. Merluzzini, che adesso faccio nel forno. Un quarto e quattro. Mi sono fatta dare anche il rosmarino da mio padre, il nostro articello. D'acqua. Come sono carina con questo grembiulino. Poi farò tanti video di cucina sul mio secondo canale. Ci metto un po' di rosmarino. Limone. Sale rosa, pizzichino. Pepe nero, sempre pizzichino. Filo d'olio e questa vergine d'oliva. Bio. Adesso è pronto. Guardate com'è bello. E lo vado a infornare. Mi sono fatto dare questo bel grappoletto di peperoncini. Da mia zia me l'abbiamo troppo bene. Tanto qua, perché quello se l'ha fatto troppo secco. Rigatoni al pesto per il mon amour. Le vuoi questi bebè maccheroni al pesto? Tieni amore mio, mangia e fatti grosso. Il formaggio con la Manuela. E guarda come sono belli questi qua. Questi sono troppo belli. Li ho comprati porta pepe rosa e sale, ho messo bianchi ovviamente. Come sono, amo? Buonissimi. Ho fatto pure i finocchi buonissimi, quelli là gratinati, che vi ho fatto la ricetta sul mio secondo canale. Li faccio spessissimo, adoro. Cioè, hai fatto bellissimo, guarda come se l'ha pulito bene, mio amore. E mo si omma me l'era a me. Quello che è pulito. No, ci sono strutti. No, sì, ma non era a me. Dammelo al tuo amore, quello là pulito. A me è tutto brutto. L'amore tuo, eh? Guarda, è proprio un caino. Cattivo, almeno come, almeno è buono. Mamma. Forse l'ho fatto cuocere un po' troppo, perché io il pesce ho sempre paura che è crudo. Però è buono. Ma domani anche faccio, che dici, è buono. Vabbè, lui deve sempre dire proprio la cosa più buona del mondo, posso cucinare, però sai, se facevi, però se mettevi. Ma perché sei così? Fammi un complimento. È buono. Proprio spontaneo, proprio bellissimo. Castagne calde. Io adoro le castagne. I commenti sotto all'ultimo vlogmas, quello là della spesa sul mercato. E tutta sta ragazza mi faccio tutta Pasqua là e tu fai il vlog Pasqua qua. Stavo morendo dalle risate. Ma sei andato a fare l'attore comico. L'attore comico? Immagino ti chiama qualcuno e dice mi dai il contatto di Max, voglio far fare una parte in un film. A te ti fanno fare un attore comico. Tu si stai montando la testa. No, Massimo Dolce. E Max Agrodolce. Regia di Capita Dolce. Io lo faccio. Max mi fa morire. Simpaticissimi i vostri vlog. Ma io dico basta per la salute mentale del povero Max. Ma perché? Se ti piace tanto. Perché non la faccio più. Ma come? Addirittura c'è chi dice Max sembra Stefano Accursi. Ma così me lo fate montare troppo buoni. Però una poi sotto ha aggiunto l'hai visto bene? Che cattiveria. Ma tu sei meglio di Stefano Accursi. Ma io ce lo dico, mi hai visto bene? Quale Stefano Accursi? Perché sei meglio tu. Sono brutto. Sei brutto. Perché non ti vuoi buttare giù? No, ma io non prendo, voglio buttare giù, capito che dobbiamo essere tutti belli. Ah no, e tu sei brutto però hai altre qualità, perché non... Ah, non sono brutto. No, dico, tu dici io sono brutto, però pensi di avere altre qualità, no? Perché non conta solo la bellezza nella vita. Nascoste. Tipo per esempio
stanno persone bellissime che fanno le modelle, stanno persone invece magari sono intelligenti e fanno le scienziate o altri lavori. E nel mondo c'è bisogno sia delle modelle che degli scienziati, no? Se fossimo tutti belli e basta, il mondo sarebbe finito. Poi vabbè, ci sta pure chi è bello e intelligente, tipo come me. Chi non è bello e intelligente, tipo tu, diciamo, che sei? Come che sono io? Che sei? Che significa? Né bella né intelligente, no. Che sei? Brutta e scema. Sempre questi complimenti mi fai, guarda. A chiappe, dai. Come le torte, ma la frusta, no? Dice che praticamente con questo qua si mette in testa. Oh, com'è bello, guarda. Ti piace? Ti piace? Come lo guardo? Guarda. C'è un bulbo. Un bulbo in testa. Guarda, che bello, bro, ti rilassi. Come sono rimasta, vado. Comunque appena mezzanotte e io devo ancora sistemare tutto e poi devo ancora montare il video, caricare il video, si farà molto tardi, devo fare il vlog, devo fare tante tante cose mentre Max starà dormendo. Però diciamo, secondo me la cosa più bella è fare un lavoro che ti piace, cioè secondo me il lavoro che tutti vorrebbero non è un lavoro in sé per sé, cioè un lavoro definito, ma è semplicemente un lavoro che ti piace, perché se tu fai un lavoro che ti piace lo fai sempre con piacere, cioè anche se sei stanco, anche se magari hai sonno, tipo per esempio nel mio caso, però lo faccio sempre con piacere, no? A differenza magari di una persona che fa un lavoro che non gli piace, potrebbe anche essere il lavoro più bello del mondo, però insomma gli pesa perché non è quello che gli piace. Quindi secondo me è importante trovare un lavoro che ti piace, che hai degli stimoli nel farlo, capito Max? Dopo questa pillola di saggezza. Ma perché, non è vero? Certo. È la verità, guarda. No. Perché questo pensiero ti è uscito dopo che ti sei fatto. Sì. Con lo scopettino. Bene, vi mandiamo tanti baci, speriamo che questo vlogmas vi sia piaciuto. Ci vediamo pure sulla gamba, che bello sulla gamba, più bello sul ginocchio, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.